del mondo lo capirebbe o no? Flavia Capone, tu che ti occupi di letteratura, anche di menti umane, di comportamenti, che ne pensi di sta roba? Pensavo che mi dicessi tu che sei la persona più timida del mondo. Sì, quella faccia da schiaffi, ma quale timidezza, timidezza. No, allora, intanto abbiamo... Sono d'accordo con l'ultimo signore, comunque, perché è vero che a volte le persone molto timide possono, diciamo, sentirsi a disagio con pochissimo, no? Può succedere. Ma sì, però veramente, da... cioè, io ti sto dicendo, sei bellissima, siediti dove ti pare, per te ci sarà sempre un posto da... Beh, qua carini, dai, è carino, a interpretarlo è carino. Poi come molestia veramente mi sembra un po' troppo, ma voltiamo pagina, abbiamo letturemetropolitane.it, al telefono c'è Flavia Capone. Che libro ci proponi oggi? Allora, oggi vi propongo un libro dal titolo interessante, che avevo paura, proponendolo a te Mario, che ti preoccupassi, invece no, insomma. Allora, il titolo è La morte del gatto. Meraviglioso. E l'autore è Il triste mietitore. Ora, per chi non conosce Il triste mietitore, c'è da fare una piccola parentesi. Vai. Il triste mietitore si chiama in realtà Alessandro Balsamo e ha un account Twitter che è aperto nel 2011, che è appunto quello del triste mietitore, che ha nell'immaginetta, nell'avatar, proprio il, diciamo, il classico disegnino della morte, no? Quello, lo scheletro con il mantello nero e la falce. Ok. Ora, Il triste mietitore, per chi non lo conosce e fa male, è un soggetto meraviglioso che commenta con ironia, ironia sarcastica, ironia appunto forte e anche un po' nera tutto. Il libro che ne è venuto fuori è in realtà un romanzo che ha una trama piccola, leggera, che è un pretesto per poter in realtà commentare la realtà con il tono appunto del triste mietitore. La storia è questa, il protagonista è Matisse ed è un gatto che vive con i suoi due padroni, che sono Claudia, che è un ingegnere che però fa la commessa nel supermercato, e Roberto, che è il suo compagno, che è anch'esso un impiegato, che però ama molto il divano di casa. Hanno un bambino piccolo che si chiama Luca, che nascendo crea lo scompiglio nel, diciamo, territorio del gatto, perché il gatto è abituato ad avere casa sua, e certo, sua, e quindi si trova, diciamo, un po' nei problemi con la nascita di Luca. Da quel momento, proprio dalla nascita di Luca, da un po' più in là, diciamo, da quando nasce, il gatto inizia ad andare fuori, e in particolare al cimitero, a chiacchierare con la morte. La morte proprio fisicamente, cioè proprio lo scheletro che sta lì, sì, e sì, gli racconta la sua idea della vita. Ora, da questo escono fuori delle cose meravigliose che vi lasciano con le lacrime agli occhi, io ve l'assicuro. Ce ne sono mille, cioè per esempio c'è, cioè, a un certo punto lui racconta quali sono le tipologie di persone che incontrate al museo, cioè quelli che vi rompono le scatole al museo, e per esempio c'è Mosè. Tu dirai, chi è Mosè? Te lo dico. Mosè chi è? Colui che fa le foto a tutto con l'iPad. Perché Mosè? Perché sembra che alzi le tavole della legge, che è questo iPad gigantesco con cui fa le foto tutto il resto dell'umanità. E ce ne sono mille così, mille otto motivi per cui è bene svegliarsi la mattina. Ti prego, dimmene ovviamente uno, perché io sono ancora alla ricerca. Uno per esempio può essere il fatto che lui lo racconta meglio, perché se ve lo dico io ve lo spreco, ve lo giuro, cioè, perché lui c'ha proprio un modo che è figo con quello, quindi io vi butto là e va, voi bene, incuriosite. E, altra cosa, per esempio ci sono delle favole un po' rivisitate dove Hansel e Gretel, la strega di Hansel e Gretel in realtà è una vecchia fissata col cake design, per cui questi bambini le vanno a rovinare la sua opera migliore e lui e quella si incazza nel forno, esatto, ecco. Quindi, insomma, un libro molto carino, molto divertente per chi ama i gatti, per chi li odia, per chi ama guardare la vita con un po' di sarcasmo. Per chi ama l'umanità, ecco, e per chi odia l'umanità. Per chi odia anche l'umanità, ecco, diciamo. Per chi la odia. Allora, questo, se vuoi farmi un bel regalo per Natale, questo va benissimo, tesoro. Senti, non abbiamo detto, forse l'hai detto e mi è sfuggito, però la casa editrice. Imprimatur. Non l'avevamo detto. Imprimatur editore. No, l'imprimatur me lo sarei ricordata sul triste mietitore, sembra è tutto un cerchio che si chiude. Esatto. Senti, che frase hai scelto? Allora, ho scelto una frase proprio sul gatto. Allora, anche un gatto è come un figlio, ma già ventenne. Ti vuole bene, certo, ma se ti levi dai coglioni e gli lasci la casa libera, è anche più contento. Questa è il tenore, diciamo. Wow! Della... Senti, quante fermate diamo al nostro triste mietitore? 10 fermate, un libro facile, leggero, lo potete leggere saltando di qua e di là la trama senza problemi. E come metro ho scelto La Merlo di Tokyo, che c'ha sempre a che fare con i gatti, perché in Giappone sono un po' fissati. Sì. E comunque, sulla Merlo di Tokyo, dal 2013 c'è un gatto che la prende da solo. Cioè sono proprio avanti lì, sono avanti. Va da solo e prende la Merlo. E ho pensato, forse è proprio Matisse che va a trovare la morte, vai a sapere. Magari è lui.
Fantastico. Senti, devo dire, scelta meravigliosa, oggi mi hai proprio, mi hai riallegrata. Ricordiamo quindi il titolo, La morte, il, mi sono persa il titolo perché sto pensando al triste, La morte, il gatto, il triste mietitore, è l'autore, meraviglioso, Imprimatur le edizioni. Ricordiamo per concludere i tuoi contatti social. letturemetropolitane.it è il sito, Letture Metropolitane su Facebook, su Instagram, su YouTube e su Twitter Letture Metropol. Tesoro, ci sentiamo la settimana prossima. Io ho già preannunciato che questo libro, lo dicevo prima su Facebook, lo ridico adesso con te, è già un ottimo regalo, a parte per me, per Natale è un ottimo regalo per Natale. Nei prossimi appuntamenti, insomma, strizzeremo un po' l'occhio ai regalini da mettere sotto l'albero, che siano anche dei libri, ovviamente, soprattutto libri. Soprattutto. Tesoro, ti bacio e ti ringrazio. Ci sentiamo settimana prossima. Ciao. M2O.